per ribadire con forza che qua non c'è razzismo. Abbiamo il piacere di ospitare sul palco con noi oggi una persona, una giornalista, ma soprattutto una donna che attraverso la politica ci insegna che l'immigrazione va presa con le pinze, soprattutto se viene da zone dove le donne sono ancora considerate come oggetti di proprietà e non come persone. È qui con noi per dimostrare che ci sono stranieri e stranieri l'onorevole Suad Sbai. Buonasera, buonasera Milano, buonasera Matteo, buonasera a tutti, buonasera a tutte le donne che sono qui presenti, un applauso a tutte le donne, dai, più forte le donne, alziamo la voce contro il califfato che avanza, contro l'estremismo che avanza, contro tutte quelle moschee fatete che hanno segregato tutte le donne e vogliono segregare tutte le donne italiane. Basta, basta con quel velo che umilia le donne, basta con quel velo che qualcuno ha detto che è un diritto di civiltà, io glielo farei mettere a loro, a quelle donne che hanno portato nel nostro paese solo drammi, infibulazione, estremismo che avanza, e lo dico al sindaco di Milano che vuole costruire altra moschea. Dobbiamo, donne, fischiate anche voi contro questo, con questa avanzata di califfato, contro l'estremismo che ha massacrato l'Italia, che abbiamo abbassato la testa. Oggi alziamo questa testa, Matteo. Insieme a Matteo alziamo questa testa contro questo califfato, contro questo estremismo nelle moschee fai da te, che ormai sono un cancro per la civiltà, per tutta la civiltà. Brava. Qualcuno ci chiama razzisti, ce ne facciamo una ragione. Smettiamola con quel buonismo falso che a tutti gli immigrati che arrivano, centinaia di giovani italiani che sono andati all'estero a lavare i piatti. Matteo, questi ragazzi devono tornare in Italia e rimpiazzare tutti quegli immigrati che hanno fatto entrare senza diritto. Smettiamola, Pisapia si deve vergognare. Ancora più forte, bravo Salvini. Ci sono 1400 moschee nascoste. Dicono che non ci sono estremisti, non ci sono terroristi. Stranamente sono andati tutti in Siria a combattere. Da qui partiti, da Milano. Vergogna. Continuiamo a dire, donne, non metteremo mai quel velo che non ha nulla a che vedere con la libertà. Se lo mettono loro il velo. Tornano, chi vuole fare l'estremismo torna a casa, chi è integralista e terrorista deve tornare a casa a calci. Sì, non lo posso dire, sono una donna. Donne,
Dobbiamo salvare donne e uomini, chiaro. Ogni, dietro ogni donna ci sono tanti bambini, donne, uomini. E tutti uomini e donne dobbiamo salvare questo paese da questa avanzata. Insieme, tutta l'Europa. Io sono per salvare questo paese anche con la Russia. Insieme alla Russia! Che hanno voluto mettere a parte, loro sì, sanno combattere l'estremismo e solo insieme a loro possiamo farcela e la dobbiamo fare tutti quanti. Basta il silenzio, basta l'omertà, basta, dobbiamo alzare la testa, tutti quanti, alziamo la testa e diciamo no, no all'estremismo. No al burka in Italia, non al velo in Italia, no, noi non ci siamo ai ricatti, se devono vergognare loro a nascondere quelle donne massacrate e segregate. Ieri ho visto qualcuna girare in qualche moschea, sapete di chi parlo, non è mai andata nei centri di accoglienza, dove le donne soffrono, non è mai venuta nei loro funerali, donne straniere, si fanno belle e si mettono pure il velo, si sottomettono alle moschee, fai da te. Io dico grazie Milano stasera di aver dato questa possibilità di parlare a alta voce contro un estremismo e per la libertà. Grazie. Grazie Matteo, grazie.